Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, video di prodotti recensiti. Diciamo che questo primo video sarà un po' un mix. Giù nell'info box vi lascio ovviamente la lista dei prodotti che vi sto per recensire. Partiamo subito. Primo prodotto di cui voglio parlare è un deodorante della Stenom, della linea Dermacare. Il deodorante si chiama Deo Cream, è antitraspirante, 24 ore senza alcol, dolcezza. Allora, in italiano, formulato senza alcol, previene la traspirazione e garantisce una protezione ottimale fino a 24 ore. Rispetta la pelle, non lascia luni bianche e si asciuga rapidamente. Tollerabilità, testato sotto il controllo dermatologico, testato su pelli sensibili. Agitare prima dell'uso, applicare sotto le ascelle, non applicare su pelle lesa, va bene, o nelle 24 ore successive alla depilazione, interrompere nel caso di irritazione, tenere portata alla portata dei bambini. È una confezione da 50 ml. Allora, questo prodotto è stato riformulato di recente perché l'ho utilizzato negli anni e non mi è mai piaciuto, aveva anche una forma leggermente diversa. Poi ho provato, l'aveva mia zia, ho provato a sentire il profumo ed è delicatissimo. Sa leggermente di crema proprio della Stenom, quindi ha un odore abbastanza caratteristico. Non brucia la zona, protegge veramente per 24 ore. L'ho testata quest'estate che ha fatto un caldo bestia, l'ho testata in situazione di sport. Mi sta piacendo tantissimo. Il fatto che si asciuga rapidamente, nì, nel senso che quest'estate, quando la traspirazione era molto più abbondante, non era così asciutta la situazione, però fa il suo lavoro. Campioncino di profumo della IAP Farm Parfum, il numero 40, è uno dei Parfum Pour Femme. Eccolo qua. Questa linea numera i suoi prodotti, non gli dà un nome. Questo è un profumo, anche se è un parfum, che non dura tantissimo, almeno sulla mia pelle. Non mi procura allergia, quindi questo è un punto a suo favore. Ha un odore speziato, ma non del tutto. Femminile, con una nota un po' a sprignola. Almeno questo a primo naso. Poi sapete che io non sono molto brava a descrivervi i profumi perché non me ne intendo. Non mi è piaciuto sotto il profilo della durata, perché sulla mia pelle non è durata tantissimo. Questa è andata un pochino male come recensione. Però una cosa che devo dire rispetto agli altri campioncini, questo è molto più grande. Di solito sono più piccini e più sottili. Questo almeno. Prodotto unghie della Wycon è il Top Coat UV sigillante per unghie 10 ml, il numero 70. Allora, prima di tutto il pennellino è il pennellino doppio, ormai si sta già rapprendendo, è questo qua a paletta, diciamo, grosso, piatto, comodo da stendere con una sola passata, vai su tutta l'unghia, non. Eventualmente su quelle più grandi ci fai una seconda passata, però è raro. Ha un effetto molto brillante, si asciuga nel giro di pochissimi secondi e ha una durata più o meno che va dai 5 ai 6 giorni. Ora non vi vorrei far vedere le mie unghie, però mi tocca. Questo è lo smalto con 5 giorni, quindi comunque, come potete vedere, specialmente su quest'unghia, questa volta mi è durata di meno, quindi è molto soggettivo anche del prodotto che c'è sotto, oppure di quello che combinate con le unghie. In questi giorni ci ho giochicchiato un pochino troppo, quindi comunque si è rovinato. Però normalmente, non stress, non sotto stress, quasi tutta la settimana riesce a farla. Una cosa che mi è piaciuta, che non mi è piaciuta, è che ovviamente essendo un sigillante con effetto quasi, non lo chiama effetto gel, no, UV lo chiama, quindi comunque che dovrebbe un pochino dare l'effetto, si è
fai i fili nel giro di poco, questo l'ho comprato inizio estate. A parte l'ho utilizzato tantissimo quest'estate, però se neanche dopo 2 mesi, 3 mesi di utilizzo già mi fai i fili, meh, non va bene. Altro prodotto della Oral-B sono le strisce 3D White. Giù nell'info box, se mi ricordo, vi lascio il sito con il riferimento rispetto a questo tipo di prodotto giù nell'info box. Allora, queste sono le striscette per rimuovere le macchie ovviamente dai denti. È un trattamento sbiancante da effettuare a casa, sicuro già a partire dal settimo giorno, per un sorriso naturalmente bianco e smagliante fino a 12 mesi. Sbiancamento dentale, kit di sbiancamento dentale, non danneggia lo smalto. All'interno del kit ci sono 28 strisce. Quindi praticamente 14 giorni di trattamento, sbianca visibilmente i denti, 3 semplici passaggi per un sorriso più bianco, stacca, applica, sorridi. Vabbè. Utilizzare una volta al giorno per un'ora, ma sul sito se non erro c'era scritto 30 minuti, quindi l'ho utilizzato 30 minuti. Vabbè. Dovrei avere anche un'altra confezione, eventualmente fra qualche mese la ripeto. Non deve essere usato da persone di sotto dei 18 anni. Il kit deve essere venduto esclusivamente dai dentisti. Per ogni ciclo di utilizzo, la prima applicazione deve essere effettuata esclusivamente dal dentista sotto la sua diretta supervisione in caso vi siano. O sotto la sua diretta supervisione nel caso in cui sia garantito un equivalente livello di sicurezza. Il kit sarà successivamente consegnato al consumatore. Tenere fuori dalla porta dei bambini, non ingerire la striscia di plastica. Non sostituiscono, vabbè, una corretta igiene orale, evitare il contatto del gel con occhi o stoffe, tessuti o capi in pelle. Se il gel viene a contatto con la cute, può causare la temporanea irritazione e o sbiancamento. Sensibilità dentinale o fastidio alle gengive. Tutti i prodotti sbiancanti possono provocare sensibilità dentale e o fastidio alle gengive. Tali effetti sono generalmente lievi, temporanei e non dannosi. Per ulteriori informazioni c'è il foglio illustrativo all'interno. Se devi sottoporti a un intervento dentale e stai seguendo un trattamento o hai macchie causate dall'uso di farmaci, richiedi al tuo dentista uno sbiancamento opportuno. Sbiancano solo i denti naturali, non sbiancano le capsule, corone, faccette, otturazioni, protesi dentali. Con la tecnologia Advanced Seal sono progettate per aderire perfettamente ai denti, non utilizzare su denti che si muovono, costruzioni apparecchi ortodontistici. Prodotto in USA. All'interno della confezione, come abbiamo letto, c'è sia il foglietto illustrativo dove ovviamente approfondisce le modalità d'uso, e poi all'interno c'erano ovviamente le bustine, praticamente erano queste. All'interno si trovava questa con, ora non ce ne sono più perché vengono utilizzate tutte, con due striscette, una un po' più lunga, non so se si riesce a vedere, e una un pochino più corta. Ovviamente quella più corta l'ho messa all'arcata inferiore, quella più lunga l'ho messa ovviamente a quella superiore. Come vi ho detto, io l'ho tenute su per mezz'ora perché nel sito della Oral-B c'era scritto mezz'ora, se non erro. Comunque in ogni caso vi lascio giù i riferimenti. Ho fatto i miei 14 giorni di utilizzo. Purtroppo non ho fatto una fotografia del prima e del dopo, però ho notato un leggero sbiancamento. Se ne sono accorti anche ovviamente chi mi sta vicino, comunque chi mi vede non quotidianamente, quindi non so, mia madre non se n'è resa conto.
Però per esempio amici che io vedo ad esempio una volta a settimana, eccetera, hanno notato la differenza. Quindi ha funzionato come prodotto. Probabilmente se lo tenevo su un'ora l'efficacia era ancora più elevata. Probabilmente, come dicevo, la prossima volta tenterò di tenerlo un pochino di più. L'unica cosa che mi dava un pochino fastidio è che dovendolo mettere a cavallo, ovviamente perché la striscetta è alta super giù, diciamo un dito, quindi devo andare a cavallo dei denti e a volte è un pochino difficoltoso, specialmente cercare di tenere tutto dritto e ripiegarlo in modo corretto. Questo ovviamente le prime volte, poi piano piano si prende la mano e la situazione migliora nettamente. Ci si deve prendere la mano, fa funzionare, funzionano, mi sono piaciute molto. Che più? Nulla. Funzionano. Ultimo prodotto per questo video è un prodotto dei Provenzali, è della linea Talasso, è un gel drenante effetto freddo, azione mirata, stimolante, defaticante, 100% attivi di origine vegetale, confezione ecologica, made in Italy, vegan, certificato origine cosmetico originale vegano, vegetale, assorbimento ultra rapido, non appiccica, con estratto di ipocastano dell'Emilia-Romagna, filiera controllata. Ad arricchire la formula naturale è stato selezionato l'estratto di ipocampo proveniente dall'Emilia-Romagna grazie alla creazione di una filiera locale made in Italy al chilometro zero. Solite certificazioni dei provenzali, non testa sugli animali, energia pulita, 100% vegan, certificato made in Italy, controllo salute, testato contro i metalli pesanti, dermatologicamente testato. Cosa dice più? Allora, è un gel fresco che non appiccica a base di selezionati ingredienti di origine ve vegetale per un effetto drenante che previene la comparsa di nestetismi cutanei legati alla fragilità capillare. Applicare con movimenti circolari dal basso verso l'alto, massaggiando delicatamente per favorire l'assorbimento. Si consiglia l'applicazione tutti i giorni, mattina e sera, per almeno 10 giorni, 30 giorni. Io l'ho utilizzato sporadicamente all'occorrenza, quindi non ho seguito questo consiglio alla lettera. Allora, per potenziare l'effetto rimodellante, utilizzare, vabbè, ci sono tutti i trattamenti, c'è lo scrub, esiste il fango, il gel e la crema corpo. A me non interessa avere un effetto rimodellante sul mio corpo, ma soltanto un prodotto che mi aiutasse ad avere un pochino più di gambe risollevate dalla calura. Formula ideata da una sinergia di esclusive materie prime di origine vegetale che assicurano l'assoluta efficacia. Per garantire il massimo del risultato sono stati selezionati i principi attivi dalle preziose virtù. Estratto di ipocastano con proprietà drenanti e mirate al microcircolo. Mentolo dalle proprietà balsamiche e rinfrescanti, olio essenziale di menta piperita con proprietà decongestionanti e balsamiche, olio essenziale di eucalipto dalle proprietà stimolanti della circolazione, olio essenziale di cipresso con proprietà stimolanti circolatorie, drenanti e detossinanti. Olio essenziale di lavandino con proprietà rigeneranti, calmanti e antisettiche, con estratto di aster tripolium, fiore marino che stimola la rigenerazione cutanea, non lo sapevo, succo di petrum nigrum con proprietà antiossidanti, elasticizzanti e stimolanti del microcircolo e vasoprotettivi. La vitalità del mare si fonde con le ricchezze del mondo vegetale. Ok, è una confezione da 200 ml. Questa qua è la sua confezione. Dentro ci dovrebbe essere anche il foglietto illustrativo che spiega tutta la linea. Sì.
soliti foglietti illustrativi. Allora, il prodotto si presenta geloso, ne aggiungiamo un altro po', ecco qua, un geloso, ha un profumo che si irradia nelle narici e ti libera tutto, veramente un gel delicatissimo, sembra quasi acqua addosso, si asciuga nel giro di pochissimi secondi, però si riescono a fare i massaggini dall'alto verso il basso per riportare su un pochino la vita alle gambe. Io normalmente quest'estate l'ho utilizzato di norma il pomeriggio, quando decidevo di mettermi un pochettino sul letto di mia sorella per rilassare e mettere le gambe su, lo mettevo, stavo con le gambe all'insù e si riprendeva un po' tutta la situazione, quindi era molto defaticante. Mi è piaciuto tanto, specialmente quest'estate che è stata abbastanza calda, pesantemente calda, mi ha aiutato molto. Poi mi piace che si assorbe rapidamente, quindi anche dopo la doccia, se dopo ti devi rivestire, nessun problema, te la metti, si assorbe e via, puoi già rivestirti e andare oltre. Per quanto riguarda l'effetto di, oddio, come l'ha chiamato, dove sei, effetto rimodellante, purtroppo, come vi stavo dicendo prima, non ho seguito nessuno delle indicazioni, quindi non avevo gli altri prodotti, non ho effettuato una cura, quindi non vi saprei dire l'efficacia, però come gel effetto freddo, drenante effetto freddo, mi è piaciuto molto. Ok, questi erano i prodotti per questo video. Io ti ringrazio per aver seguito questo video, se ti va ovviamente supportami con un pollice in su, se ti va ovviamente ti puoi sempre iscrivere al canale per non perderti tutti i prossimi video, trovi il tastino dell'iscrizione sia giù nell'info box che nell'ultima schermata. Io ti ringrazio di avermi aperta e ciao ragazze e ciao ragazzi in gamba!